Buongiorno colleghi, buongiorno a Buongiorno. Marilena, buongiorno a Giovanni. Buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo con l'appello. Bertolino presente. Mattariano presente. Chinnici presente. Lo Monaco presente. E quindi siamo quattro alla presenza del numero legale. Dichiaro aperta la seduta. Allora, oggi abbiamo, come sapete, il probabile collegamento con l'assessore Marano. Tra poco si dovrebbe collegare, siamo rimasti per le 9:15. E credo che appunto voglia riprendere l'argomento che è uscito in commissione e poi in consiglio comunale dalla collega Chinnici rispetto a questa possibilità di dotare gli studenti e i bambini che vivono in situazioni di disagio economico, la possibilità quantomeno di avere del materiale didattico gratuitamente o comunque appunto sì, delle agevolazioni. E quindi penso che parleremo di questo e non so se di altro. Poi ho sentito l'assessore Adam in questi giorni, devo dire molto contento della nostra seduta, sta andando avanti sulle iniziative e le varie proposte. Ho rilanciato l'idea di poterci dedicare anche in questo tempo, che non si sa quanto durerà, di una vecchia idea, forse iniziale addirittura, della programmazione della commissione, che veniva anche con forza ribattuta da Cesare, di mettere mano a un regolamento sulle attività culturali. E quindi non escludo che anche a breve ci confronteremo su questo argomento. Poi, rispetto alle varie comunicazioni, vi volevo dire, l'altro assessore Petralia è anche disponibile quando vogliamo a un incontro con noi. Io a questo punto, visto che già abbiamo preso confidenza col mezzo, diciamo, e già ci siamo fatti qualche seduta con colleghi assessori vari, non capisco a questo punto perché non incontrare anche se virtualmente, poi essendo l'assessore all'innovazione, diciamo, è anche giusto che avvenga così la prima seduta e quindi lo metterei anche in calendario. Domani e dopodomani, se non sbaglio, oggi dovrebbe arrivare una convocazione di consiglio comunale, quindi poi ci determiniamo sulle nostre sedute, alla luce anche del fatto, che oggi, domani e dopodomani sono previste queste sessioni di lavoro. Formative, diciamo, sull'utilizzo della firma digitale, in cui, diciamo, è stato adottato questo criterio di ordine alfabetico. Parlando con Cesare, commentavamo che forse sarebbe stato più strategico accorpare in base ai componenti delle commissioni più che un ordine alfabetico, perché di fatto, per esempio, noi ci troviamo spezzettati in 2 giorni, alcune commissioni addirittura in 3, non di meno. Oggi, per esempio, alle 10 già la Chinnici, la Caputo sono in questa sessione. Domani avremo Cesare e Lo Monaco. Io oggi sarei oggi. Detto questo, diciamo, se richiede qualche minuto in più, io dico posso stare perché comunque un po' di confidenza con la firma digitale ormai l'ho acquisita. E quindi, eventualmente, se occorre per l'assessore o per redigere il verbale, io mi posso fermare un po' dopo le 10. Presidente, Vai. hai avuto possibilità di parlare con l'assessore D'Agostino per la Sì, questione dei beni, del bando dei beni confiscati? mi doveva fare sapere se veniva lui o lui è un funzionario. Penso che oggi stesso ci siamo detti che ci saremmo risentiti oggi e vi posso fare sapere anche in chat in modo da programmare anche questa, sì. Dopo di ciò, se è possibile, visto che comunque tutto sommato non è un momento di grande stress per i tecnici dell'edilizia scolastica, ma anche di chi ha redatto quel famoso bando della scuola Salgari e quant'altro, se potessimo fare un incontro, innanzitutto con il famoso capitolato. E quindi fare un incontro con, non so se è in Caprera chi ha fatto il bando, di modo da poter sviscerare anche questo problema e poi ritrovarci sicuramente all'apertura delle scuole con le due scuole che ancora devono essere, ristrutturate, avendo un criterio unico. Perché mi dici 2 scuole? Me le ricordi quali sono?
Le scuole, le scuole da, erano tre, queste dell'efficientamento energetico. La Salgari. Mi devi dare due minuti che devo aprire il computer. Ma... aggiornami in modo che mi attivo anche su questo, sì. Sì. Colleghe, voi volete aggiungere qualcosa dalle comunicazioni? Ma io leggevo stamattina il discorso della scuola che chiaramente, come previsto, diciamo, non riprenderà più per quest'anno, ma quello che preoccupa è sicuramente la ripresa di settembre, perché come più volte anche abbiamo chiarito, anche con la collega Caputo, chiaro che la ripresa a settembre non potrà essere, diciamo, normale, ecco, a meno di numerosi accorgimenti, ma si parla già di doppi turni per poter chiaramente non far affollare le classi e mantenere il distanziamento famoso. Quindi, insomma, io vorrei anche che nei prossimi giorni la nostra commissione, se voi siete d'accordo, si facesse promotrice anche di un discorso un po' più ampio, perché secondo me necessita proprio una scelta politica forte di andare a reperire immobili immediatamente, dove questi alunni possano essere appunto dislocati e cominciare le attività, perché, le attività didattiche, perché non mi è chiaro se cosa potrà cambiare tra settembre, ottobre, novembre o dicembre, tanto è vero che ieri la von der Leyen parlava di tenere gli anziani chiusi a casa fino a dicembre addirittura, no? Quindi è evidente che qui non si tratta di tornare alla normalità, non c'è speranza, diciamo, di tornare alla normalità per tutto il 2020. Per cui, onde evitare la solita emergenza, eccetera, secondo me è l'estate il momento, il tempo in cui bisogna parlare seriamente di edilizia scolastica e preparare setting e ambienti, per esempio i cortili delle scuole potrebbero, c'è una petizione che potremmo anche condividere se volete, in cui si dice che molte attività, bisognerebbe consentire di fare attività didattiche all'aperto. Abbiamo cortili delle scuole, lo sappiamo, enormi, grandissimi. Quindi se io vado a decomprimere le scuole e le classi portando i ragazzini fuori il più possibile, posso garantire, diciamo, delle attività didattiche, anche una didattica tra l'altro laboratoriale coinvolgente, ma fuori dall'aula scolastica. Queste sono soluzioni pratiche che vanno pensate, ma vanno pensate ora, perché ci potrebbero essere 3-4 mesi di lavori per rendere quantomeno appunto praticabili questi spazi. Sarebbe utile col discorso della Salgari fare il punto della situazione rispetto a come in questo periodo perché in questo periodo i cantieri sono tutti chiusi, ora dovrebbero iniziare a riaprire, capire che programmazione daranno. Se è una programmazione che riprende esattamente dove erano, o ci sono delle strategie e dei provvedimenti appunto vista la situazione, questo. Secondo me dovremmo chiedere anche, cioè ci dovrebbe essere un tavolo, che poi tra l'altro un tavolo, dico, fra USR, l'Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di Palermo Edilizia Scolastica, che abbia chiara la situazione, l'opera, come si chiama, il provveditorato opere pubbliche, che abbia chiaro la situazione anche numerica delle classi e lo stato degli edifici, degli immobili, e si capisca almeno quali sono le situazioni di emergenza che certamente a settembre non potranno riaprire. Tra l'altro, per i doppi turni il problema è serio, perché il tempo della sanificazione dell'aula rischia di non esserci fra un turno e l'altro, a meno di una pulita, diciamo, sommaria con acqua e detersivo. Cioè, gli ambienti vanno poi sanificati, sterilizzati, non so, cioè, non è una pulizia normale. Quindi no, anche la cosa dei doppi turni io onestamente non la vedo semplicissima, ecco. Tu parli per i luoghi comuni, bagni e quant'altro, perché diciamo No, le le aule. classi, le aule, Le quei doppi turni. classi no, perché
se in quella scuola c'erano 10 classi, 5 classi vengono utilizzate di mattina e 5 vengono utilizzate di pomeriggio, diciamo, eviti il sovraffollamento, perché comunque le 10 classi c'erano, no? Quindi 5 li utilizzi di mattina, 5 sono i luoghi comuni, come bagni e corridoi, ma poi le classi, diciamo, non sanificate una volta, non c'è bisogno di risanificarle. Ma io credo che la classe andrà spezzata, cioè se tu hai una classe di 30 alunni, 15 bambini devono fare lezione di mattina e 15 di pomeriggio, perché il concetto è il distanziamento, devi tenere un metro e mezzo tra un bambino e l'altro, non puoi mettere due bambini in un certo, banco, certo. Quindi non è così, cioè secondo me mattina e pomeriggio abbiamo, la classe A diventa A1, A2, cioè, capito? Penso che delle norme, perché se no ci stiamo prendendo in giro, cioè 30 bambini, 28 bambini, non li puoi tenere insieme. Ma ciò significa che le classi si raddoppiano, come se fossero 20, quindi gli spazi materialmente non ci saranno. Cioè, perché? Cioè, se la classe, 8-13 la classe, i 15 bambini, 14-18 gli altri bambini, o 14-19 quello che è, 5 ore gli altri bambini, ma capite? Io vi chiedo scusa, devo rispondere a una telefonata perché in questo momento mio padre sta male e mia sorella è andata a portarlo in ospedale. Solo un secondo, grazie. Certo. A posto. Sì, Giovanna, buongiorno. Stamattina, adesso? Sì. No, adesso. Boh, forse ho sbagliato io, non lo so. Ora controllo, non lo so. Ok. Qua siamo. Ok. A dopo. Dice che era arrivata 21:15 e si è confusa. Comunque, si sta collegando. Era l'assessore. Scusate. Alle 21:15? Ho dato per scontato che vi ho detto chi è. Si sta collegando. Sì. Allora. Ma Monaco, tu nessuna comunicazione ci devi fare. Ma Monaco ha il microfono spento, sorride. È una giornata storica oggi. Scusate, stavo parlando col microfono spento. Sai, Francesco. Sono i primi segni. No, è la notizia che Cesare Matteriano vuole cambiare commissione. Questo mi ha l'ho appreso la settimana scorsa e quindi sono sorridente. Quindi la cosa ti fa sorridere, nel senso che è positiva per te questa notizia? Beh, diciamo. No, diciamo veramente, sì, no, veramente no, non era positiva, è che l'avevo chiesto, ma non mi era stato detto, quindi mi ha colto un po', come dire, di sorpresa. Mi ha colto un po' di sorpresa. Avevo fatto la domanda esplicita personalmente, però nessuno ha risposto, tranne credo Valentina Chinnici, che aveva detto che non aveva chiesto di cambiare, insomma. Comunque, ok. No, stavo cercando di avere qualche informazione nel frattempo rispetto a quella questione che vi avevo accennato la settimana scorsa e quindi a quell'incontro che si era tenuto comunque con l'assessore Marano rispetto alle scuole dell'infanzia, diciamo le scuole dell'infanzia paritarie, nidi di infanzia, scuole dell'infanzia. Buongiorno assessore. Buongiorno assessore. Buongiorno. E stavo dicendo, quindi su questo aspetto mi era arrivato un comunicato dalla FISM e stavo cercando di capire se quanto scritto in questo comunicato era già in previsione nel decreto, nel successivo decreto che sarà emanato per dei, insomma, per degli aiuti sostanzialmente da dare a queste scuole che sino ad oggi hanno svolto un servizio, diciamo, anche andando in aiuto ovviamente delle istituzioni pubbliche, comunali, barra statali, e che oggi si ritrovano a essere chiuse senza avere neanche
poter contare su una retta pagata in attesa ancora delle gratuità magari che rimangono da parte del comune da pagare, quindi sono in grosse difficoltà perché ci sono anche lì dei dipendenti, ci sono dei dirigenti scolastici, quindi stavo cercando un po' di capire come pensava anche di muoversi il governo, quindi a quanto pare era stato presentato nel decreto, diciamo, questi aiuti erano inseriti come emendamento e poi sono stati espunti e quindi saranno riproposti nel prossimo decreto sostanzialmente, per cui la risposta che cercavo l'ho trovata, insomma, così a distanza, come spesso facciamo per ora. Allora, se Valentina è di nuovo disponibile, io intanto buongiorno e grazie all'assessore per la sua presenza qui in commissione. Ci siamo risentiti noi dopo. No, ma è 9:15 comunque. No, il mio è 21:15, ve lo faccio vedere. No, anche il mio, assessore, anche il mio. Allora, 24 ore, il calendario è 12 ore. Una volta tanto non ho voluto fare la maestrina e quindi non mi ero permessa di dirlo a Francesco. Perdonatemi, io penso che non perché debba difendere il presidente, si difende da solo, ma era l'unico sistema per mettere in contatto l'assessore Marano con l'Alo Monaco e fare tutta una seduta loro due e poter sviscerare tutti i problemi che l'Alo Monaco c'ha, e quindi era una seduta dedicata all'Alo Monaco, quindi devi dire grazie al presidente. Che ora. Ciao Ale. Allora, va. Valentina, come va? Stanno portando al CTO, perché là c'è... Perché che c'è? No, mio padre stanotte è stato un po' male, siccome sospettiamo... Sì, vediamo. E perché al CTO, scusami? No, perché io, per ora preferisco non portarlo, diciamo, pronto soccorso, cose, perché poi lo fanno stare 10 ore a pronto soccorso, siccome... La cugina del mio compagno al CTO. Va bene, è coordinatrice di riabilitazione, però devi stare attenta perché, diciamo, lui che disturbi ha avuto? Ma forse un sospetto di, non lo so, cioè ictus o ischemia, non sappiamo ancora. E che, scusa, perdonami, ma che c'entra CTO? C'è solo l'ortopedia. Non mi preoccupa. Io c'è uno di anziani e sanno fare il trattamento neurologico. Sì, sì, c'è una neurologa. Ho parlato con la neurologa. Con la Varello? Sì. No, la Ricci. Allora, colleghi. Sì, andiamo, siamo a registrazione, non vi preoccupate. Buongiorno. Figurati. Registrazione, cosa è importante? Allora, rispetto alle sedute di commissione e poi di consiglio comunale, che tra l'altro l'assessora ha anche assistito e partecipato in gran parte, ci siamo subito dopo sentiti con la proposta condivisa che veniva anche dalla collega Chinnici, soprattutto la collega Chinnici, rispetto alla problematica questione di come agevolare quelle famiglie che vivono un disagio economico, soprattutto in un momento del genere dove questo viene certamente acuito. E allora ci chiedevamo se non potevamo mettere in atto delle iniziative di solidarietà in sinergia con l'amministrazione comunale che potesse da qui a settembre immaginare un percorso tale da poter agevolare verso l'acquisto di questo materiale didattico. Penso che questo è un argomento che l'assessore vuole trattare e con cui oggi potremmo confrontarci per delle azioni condivise. Che dici, Giovanna? Sì, certo. Scusate l'afflato, evidentemente cioè, chiaro che in questo momento qualunque persona stia male rientra in una condizione straordinaria. Allora, auguri al papà di Valentina comunque di poter trovare l'assistenza adeguata. Sulle attività, sì, la prima cosa che mi è venuta in mente per le proposte, per la discussione, di cui ancora vi ringrazio dei giorni della volta precedente, era la questione di poter, vista la riapertura di librerie e cartolibrerie, mettere in moto insieme un meccanismo di solidarietà,
di raccolta, quindi lanciare l'idea di un libro sospeso o in cartolibreria, tutto quello che può servire, dal quaderno al colore, ai colori naturalmente, al materiale didattico per i più piccoli, che può essere il Didò o qualunque altra cosa che si acquista in cartolibreria. E il punto rimane come raccoglierli e dove farli avere. Sono due punti, diciamo, molto delicati, perché presuppongono anche un criterio con cui questo materiale raccolto, secondo me, per l'afflato di solidarietà che c'è in due settimane, già si potrebbe ipotizzare una prima raccolta abbastanza, diciamo, considerevole dal punto di vista quantitativo. Il punto rimane la scelta che occorre fare su, diciamo, chi contare per una distribuzione giusta ed equa, e che criteri immaginare, anche perché una raccolta solidale di questa natura non può corrispondere esattamente agli indicatori che sono stati, diciamo, immaginati giustamente e definiti per l'accesso al ticket pasto. Io penso che dobbiamo insieme trovare qualcosa che sia, come dire, più duttile, più flessibile, più, diciamo, anche semplice, perché se cominciamo a pensare ad ordini, diciamo, di scelte di natura amministrativa o di indicatori di povertà che devono essere misurati, ci perdiamo anche, diciamo, più tempo. Quindi penso che possiamo, diciamo, secondo me, indirizzare la scelta su tutte e due le cose, sia il libro che il materiale che poi serve per studiare, che in ogni caso metterli insieme, secondo me, sarebbe una cosa importante anche dal punto di vista educativo, no? Mettere il libro insieme al supporto, al materiale di supporto didattico. Il punto vero su cui mi sono interrogata è come immaginare la distribuzione senza toccare un principio di, diciamo, naturalmente, di giustizia sociale tangibile. Poi le altre cose che ho sentito poneva la consigliera Lo Monaco, io posso rispondere, però dopo, se siete d'accordo. Sì, certo. Era solo un discorso aperto un attimo prima del collegamento, per quello. Abbiamo l'esigenza, Giovanna, tempistica, nel senso che alle 10, insomma, ci possiamo prendere qualche minuto, disforare qualche minuto, ma insomma alle 10 inizia una sessione formativa sull'utilizzo della firma digitale da parte dell'Ufficio Innovazione. I presidenti e i segretari di commissione sono stati già attivati da un paio di settimane, i colleghi invece poco prima di Pasqua, quindi oggi hanno il loro primo incontro ed è importante perché dalla firma digitale passa, diciamo. Scusa una domanda, siete la platea a cui è rivolta è dei presidenti di commissione? No, da oggi partono tre sessioni, hanno diviso il Consiglio Comunale in tre gruppi, oggi, domani e dopodomani. È ovvio che se tu vuoi partecipare basta che fai una richiesta, diciamo, un impegno. No, io mi chiedevo per le circoscrizioni. No, hanno diviso il Consiglio Comunale. Quindi, diciamo, questo è un termine che dovremmo rispettare. Comunque è una cosa abbastanza veloce. Io, se mi consentite, rispetto a quello che diceva l'assessore, vorrei fare una proposta, nel senso che mi sembra anche strategicamente bello, oltre che potrebbe essere anche uno strumento per bypassare le difficoltà oggettive di un iter amministrativo e burocratico un po' farraginoso, quello del coinvolgimento dei dirigenti. Come commissione potremmo essere, diciamo, disponibili a convocare la rappresentanza dei dirigenti e provare se fossero loro a fare la richiesta per l'istituto che loro dirigono di fare loro la selezione rispetto ai ragazzi che hanno più necessità, e quindi accontentare, diciamo, le loro richieste e partire da questo filtro che parte dai dirigenti che conoscono bene le realtà delle famiglie che frequentano il loro istituto. Sarebbe anche un modo per coinvolgerli, mi sembra, non lo so, faccio questa proposta, che ne pensi?
c'è una sorta di... Cioè io ho dei dubbi. I dubbi sapete perché sono? Perché ci stiamo impegnando anche su un altro fronte con i dirigenti. In realtà, come tanti di voi sanno, le scuole sono chiuse. Non sono chiuse, sono ultra semi chiuse. Sì. La mia sensazione, cioè, già io sto lavorando perché è partita venerdì scorso una ricognizione attraverso il nostro ufficio benessere, quello che si occupa di ispezione scolastica, una ricognizione veritiera su quanta didattica a distanza non sia partita. Dobbiamo raccogliere con fatica questi dati. Penso di vedere gli osservatori. Se noi facciamo un lavoro in cui pensiamo di distribuirle attraverso le scuole, non lo so, le scuole sono chiuse, Francesco. Beh, si può potenziare. In secondo momento, cioè, io in questo momento mi dedicherei a trovare il nome, diciamo, all'iniziativa comunicativamente parlando, strategica. Per raccogliere i libri in materia. Primo passaggio. Secondo passaggio, trovare chi le va a prendere, dovrebbe essere il personale dell'amministrazione, come fare una sorta di avviso in modo che le cartolerie si candidano ad essere punti questo l'ho già annunciato all'assessore sì. Pianpiano, che deve naturalmente, diciamo, rivolgere insieme a me una lettera a tutte le associazioni di categoria che rappresentano questi due tipi di... Quindi poi avremo gli esercizi commerciali che si accreditano, bisogna fare l'elenco di queste accreditate, individuare una turnazione per andare a prendere questo materiale che dopo un determinato periodo di apertura e chiusura dell'iniziativa andrà ritirato, e fare magazzino, tenerlo pronto, e poi se ripartono le scuole a settembre, cioè la distribuzione avverrà quando ripartono, quindi... diciamo, è un coinvolgimento, diciamo, in fase iniziale di condivisione, ma non devono in questo momento far nulla i presidi. Però avevamo parlato, io avverto una confusione. Ho gli appunti della volta precedente, si era parlato del fatto che questo materiale servisse anche in appunto, questo momento. Appunto. Sì, assolutamente. Sì. Ora, Francesco. Ah, sì. Non ho fatto il microfono, parlate voi. Va bene. Sì, allora, sì, prego, vai. Sì, l'idea era proprio questa, siccome ancora c'è comunque, ci sono 2 mesi di scuola e in più in questo mese e mezzo ci sono bambini e alunni anche di varie età che non hanno fatto nulla, sono rimasti proprio fuori praticamente da tutto. Ci sono per ora delle associazioni di volontariato che hanno fatto una raccolta fondi, hanno comprato per esempio materiali di cancelleria e l'hanno distribuito. Oppure ci sono insegnanti che hanno preparato, questa era la prima cosa che a me veniva in mente più che altro, cioè le schede didattiche, anziché mandarle sulla classe virtuale, che questi bambini non si sono collegati mai nella classe virtuale, o mandarle su, cioè fino a ieri a me un ragazzino da Borgonovo mi chiedeva: mi fai avere per favore un caricatore di batteria, che il mio telefonino si sta scaricando e non ho il caricatore, per dire, no? Quindi ci sono dei ragazzini che sono rimasti fuori da tutto o hanno enormi difficoltà. Quindi le loro maestre hanno anche preparato delle schede cartacee e quando riescono, addirittura so che gliele vanno a portare dal portiere o nell'edificio, eccetera, però a loro il rischio è pericolo, ovviamente, quindi non si può fare. Quindi pensavo di poter mettere in comunicazione, che può essere un bambino per classe, non parliamo di grandi numeri, chiaramente. Le maestre hanno potenza di questi bambini che preparano. Vale, si sentiva male, scusami. Scusate. Sì, insomma, parlavo soprattutto più che prima di materiale di cancelleria, anche proprio le schede didattiche fatte dagli insegnanti, cioè proprio il materiale, i libri su cui i bambini devono fare i compiti, e poterglieli fare avere, recapitare. Che ne so, anche tramite gli autisti, che in questo momento penso che non lavorino molto gli autisti del comune. Le scuole, peraltro, molte devono stare aperte almeno un giorno a settimana in realtà, perché per esempio per ora
quelli che sono riusciti a comprare sul MEPA i computer, i device, i tablet, li devono distribuire. Quindi ci sono scuole che vengono aperte una volta a settimana per la distribuzione, il comodato d'uso dei computer e dei tablet. Ancora, anche quelle che non sono riuscite a comprarle per difficoltà della piattaforma, stanno dando quelli vecchi che hanno a scuola in comodato d'uso. Ci cioè, hanno fatto una ricognizione dei computer inutilizzati, vecchi, eccetera, li stanno riformattando e li stanno distribuendo. Cioè, la scuola in realtà potrebbe aprire, ecco, ma un giorno a settimana, anzi sarebbe anche auspicabile, perché questa chiusura a oltranza fino a giugno, insomma, non è che sia proprio necessaria, nel senso, due segretari, tre segretari possono stare, possono tenere la scuola aperta un giorno a settimana. Questo non dipende da noi, però. Io No, mi scuso, ecco. non avevo capito anche del risvolto immediato, quindi ovviamente cambia quello che dicevo. Quello, possiamo ragionare poi sulla riapertura a settembre. Nell'immediato ovviamente non fa Però, testo. Cioè, capisco Francesco. le perplessità dell'assessore rispetto al coinvolgimento dei dirigenti, nell'immediato sono d'accordo. Scusami, Viviana, dimmi. No, no, però scusami tu, però dico anche quello che dicevi alla fine non è campato in aria perché tra virgolette È io. uno step due, No, uno no, step no, ma due. dico non necessariamente perché le segnalazioni si potrebbe anche pensare, tra virgolette, di raccoglierle anche in modo un po' più rapido ed estemporaneo, perché alla fine, diciamo, i docenti sono comunque sul campo al momento, anche se da casa, ma stanno lavorando e hanno il polso della situazione, cioè gli insegnanti sono quelli che hanno il polso della situazione e quindi possono riferire al dirigente scolastico anche genericamente un elenco di 10, 20, 30, 100 persone, ok? Quindi probabilmente non è così campata in aria anche la proposta, perché potrebbe essere anche un modo già per avere un'idea diciamo, della distribuzione nelle varie istituzioni scolastiche. Dico in termini proprio di segnalazione, semplicemente, perché come dice giustamente Valentina, sono le associazioni e le insegnanti, gli insegnanti che hanno comunque il polso della situazione. Io chiederò disponibilità al nostro collaboratore Marcello Testa, che tra l'altro è anche un messo, che potrebbe in questo periodo occupare in maniera intelligente il tempo e poter dare la disponibilità di distribuire materiale. Questo ne parlerò con lui e chiederò la fattibilità poi concreta per avere anche un mezzo. Giovanna. O Cesare, però Giovanna. Sì, allora, Ritorniamo penso. all'idea di un intervento intanto nell'immediato. Allora, io terrei le due cose separate, anche se il senso è comunque quello di offrire sempre un supporto, un qualche intervento per ricucire le diseguaglianze di cui, diciamo, sono oggetto bambini e bambine in questo momento, visto la partenza discutibile della didattica a distanza. Allora, io direi, scegliete perché siete tutti molto più creativi, il nome, la denominazione di questa raccolta solidale, che metterei in campo con caratteristiche di emergenza. Quindi, se siamo tutti d'accordo, ci risentiamo fra, scusate, ma c'è anche, diciamo, la vita casalinga. Perdonatemi, devo aprire la porta. Ok, e mi sono in collegamento. Scusate, scusate. Ok, fatto. Allora, dicevo, separare le due cose, la raccolta solidale, tentiamo di trovare un nome che sia, diciamo, particolarmente evocativo. Con l'assessore parlerò oggi, con l'assessore Pianpiano, tentando di mandare e quindi di individuare quali siano le associazioni di categoria che hanno diciamo, rappresentano entrambe, sia librerie che cartolibrerie, fare una sorta di appello veloce per iscriversi e accreditarsi, se siamo tutti d'accordo. Mentre
alla riunione che la collo che dovrò fare sul tema appunto diciamo del divario digitale con gli, le responsabili referenti dei 6 osservatori cittadini sul tema, proporrei anche diciamo di segnalare quale giorno del, possono mettere a disposizione del settimanale per questo tipo di raccolta che dovremmo evidentemente, se riteniamo giusto e così come è stato sollevato, utilizzare la conoscenza di insegnanti, personale tutto scolastico che realmente ha diciamo un monitoraggio della condizione di difficoltà o di rischio di marginalità di bambini e bambine, ne facciamo, facciamo tesoro, lo utilizziamo al meglio e diamo alla scuola pure questo compito. Per carità, diamo, proponiamo alla scuola anche questo compito. Io questo lo utilizzerei come uno dei canali, Giovanna, uno dei canali in cui si dice ai dirigenti sappiate c'è questa disponibilità, qualora volete segnalarci qualcuno. Francesco, perdonami, Presidente, sì. Il referente dell'osservatorio è colui che è stato individuato dal MIUR per condurre un'azione che ha molto a che fare con le questioni della diseguaglianza e del rischio di marginalità sociale, quindi contrasto alle povertà educative. Sì. Da questo punto di vista, loro che hanno un ruolo, come dire, riconosciuto su questo, dovrebbero dirci, individuare una scuola sì, una scuola no, insomma, una rete che può da questo punto di vista corrispondere diciamo nel territorio ad un filtro e alla distribuzione di quello che raccoglieremo. Io sono fiduciosa che in realtà si possa fare una distribuzione prima che finisca la scuola, perché tutto sommato insomma per fare partire il meccanismo potremmo farlo partire entro aprile, quindi da maggio, le prime settimane di maggio raccogliere e vedere se diciamo riuscire a fare una prima azione di solidarietà rispetto al sospeso libro o colori o quaderni. L'altro tema che poneva Valentina, cioè quello della distribuzione del materiale che viene prodotto dalla scuola stessa, giusto Valentina? Sì, dalle insegnanti. Perfetto. Anche questo va sottoposto al referente della dispersione, perché è vero che noi possiamo, diciamo, inventare una rete di postini, guardando alla disponibilità, che su questo mi confronterò con le dirigenti del nostro assessorato, però è pur vero che anche lì i referenti della dispersione ci devono dire quante, diciamo, devono stimare perlomeno necessità e dirci di che cosa si tratta, perché una cosa è se c'è la distribuzione una tantum ed è completa di schede, materiale didattico da fare per venire al bambino o alla bambina presso appunto la famiglia, una cosa diciamo se invece deve esserci un ritorno di queste schede, le schede vanno corrette, quindi va individuato il metodo che diciamo renderà utile questa distribuzione. Certo. Non so se sono stata, quindi da questo punto di vista, se c'è anche un modo di poter metterla, io penso di incontrare giovedì i referenti dell'osservatorio. Se noi lo riteniamo opportuno, se voi siete d'accordo, ciascuno di voi con i contatti che ha può mettere appunto un iter dell'utilità della scheda. Ci siamo? Uh-huh. O di cosa appunto, cosa sia necessario, qual è la procedura rispetto alla quale noi immaginiamo l'efficacia di questa distribuzione e in maniera tale che mercoledì possiamo avere tutte le idee più chiare, secondo me, dal nome alla diciamo distribuzione, al metodo di distribuzione della scheda, e anche quello darei un nome. Anche
anche al lavoro che potrebbe essere comune in questo. E mercoledì, diciamo, siamo in grado di dare, diciamo, una sorta di schema, di prima trama alla fattibilità di questo progetto. Giovanna, Presidente, scusami, intendi mercoledì di questa settimana? Certo, sì. No, e allora, secondo me ti stai confondendo, che pensando che oggi è lunedì. Domani, scusate, sì. Giovedì. Domani, io giovedì dovrei vedere i referenti, i osservatori, sì. Sono sei dirigenti scolastici incaricati, che di solito sono poi i riferimenti nostri anche rispetto alla 285, a tutta una serie di altri temi con cui si misura la cittadinanza solidale. Se non può essere, visto che oggi giustamente, come mi ricordavi, è martedì e io mi sono confusa, lo si può fare giovedì stesso, prima, che so, alle 9 del mattino. Allora, ci riaggiorniamo giovedì alle 9 con queste idee un po' più elaborate. Ognuno di noi ci lavora, noi ci sentiamo anche telefonicamente, ci andiamo aggiornando e giovedì facciamo un punto della situazione. Giovedì non abbiamo sessioni formative noi, mi sa, Francesco, come no, la nostra commissione. Perché l'abbiamo domani e quindi sì. Molto probabilmente avremo consiglio comunale di pomeriggio, ma di mattina siamo liberi, quindi alle 9 ci possiamo vedere, come oggi alle 9 e un quarto con l'assessore, noi ci colleghiamo alle 9 in modo da aprire. No, pure alle 9, l'unico problema è che aspetto la risposta da parte loro, non vorrei che mi dicessero pure alle 9, quindi allora, magari... Allora, se dovesse essere alle 9, Giovanna, se dovesse essere alle 9 ci aggiorniamo anche mercoledì della tarda mattina. Allora, insomma, fammi sapere quando hai l'orario, in modo che dobbiamo vedere prima. Basta entro oggi pomeriggio alle 4. E io, va bene, allora ci aggiorniamo noi nel pomeriggio e così ci determiniamo se vederci domani o dopodomani. Va bene, d'accordo. Colleghi, volete fare altre domande che prima che l'assessore lasci il collegamento? Se l'assessore aveva qualche chiarimento, se abbiamo concluso con questa domanda. Un attimo, rimaniamo sull'argomento. Questo dico, parliamo solo e esclusivamente di solidarietà, perché partendo dal presupposto libero sospeso, è come se poi noi l'amministrazione dovesse in un secondo momento reintegrare questo che le librerie mettono a disposizione. Si parla di solidarietà oppure proprio di un impegno di spesa da parte dell'amministrazione? Perché lo dico? Lo dico sempre pensando a quelle famose somme della 285. Se noi pensiamo a solidarietà, oggi abbiamo librerie, cartolerie che sono rimaste chiuse per già da un mese. Gli chiediamo la solidarietà e sicuramente troveremo una risposta fattiva, ma se pensassimo invece in questo momento anche di dare un po' respiro a queste categorie che sono rimaste chiuse per un mese utilizzando quei fondi della 285, secondo me potrebbe essere cosa buona e giusta. Pronto? Sì. Pronto? Io ci sono. No, si sente una tastiera. Era una domanda, assessora, non avevo capito, la domanda era quella, appunto, parliamo di solidarietà, punto, o stiamo parlando di qualche cosa che in questo momento ci anticiperebbero queste librerie, queste cartolerie, per poi domani poterli ripagare? Allora, innanzitutto abbiamo sempre ipotizzato un'iniziativa stamattina sul fronte della solidarietà, sul fronte dell'utilizzo delle somme della 285, finché non sarà pronto un intervento, una misura che renda i comuni più semplice l'utilizzo in questa fase dei vari fondi extracomunali, non sarei in grado di immaginarlo, anche perché, come voi sapete, lì c'è bisogno, cittadinanza solidale in questo momento è impegnata su un altro fronte. Quindi
Il sospeso lo abbiamo immaginato come solidarietà. Sulla questione, quando poi ci avremo la certezza che ci possa essere una fluidità nell'utilizzo dei fondi della 285, ne discuteremo e naturalmente ci misureremo con la Commissione. Ma certo che il libro sospeso lo immaginiamo come iniziativa di solidarietà. Lo dice la parola stessa, il sospeso viene da quella, diciamo, invenzione stupenda napoletana per cui entro nel caffè e pago il mio. Hai preso l'argomento, tu che sei in giunta, a livello informativo, questa disponibilità, richiesta di una maggiore elasticità e facilità nella spesa dei fondi della 285, è una cosa concreta che sta andando avanti? Questo riguarda non solo te, ma per noi come Commissione riguarda anche molto le attività culturali, che quest'anno si era fatto parecchio con i teatri, con le realtà culturali. Va avanti in caratteri generali, Francesco. Sì, le richieste sono state inoltrate dall'ANCI, vincolare, diciamo, l'utilizzo di queste somme da meccanismi molto più rigidi. Questa richiesta è stata fatta. L'avanzo è vincolato e quindi tutti quanti aspettiamo. No, volevo sapere se era stata fatta questa richiesta, se si era mossa in tanto è vero che noi pensiamo di muoverci e la collo con responsabili di osservatori, sta proprio invece in quell'indirizzo che è già stato agito, cioè sono i fondi che voi conoscete, di cui abbiamo parlato tante volte, che sono stati già destinati da parte dell'assessorato alla cittadinanza solidale, condiviso nella commissione della 285, agli osservatori e non sono stati spesi. Quei fondi, ci terremmo molto tutti quanti, vengono tempestivamente utilizzati, tutti quelli che non sono stati già parte di avvisi pubblici e non abbiano un impegno, una previsione di spesa già operativa, in direzione del superamento del divide digitale, perché tutti sappiamo che nelle scuole si distribuiscono l'iPad, il notebook, ma l'accesso alla rete è uno dei problemi più importanti. Quindi vorremmo indirizzare da questo punto di vista, il confronto lo terremo su questo. Noi, come tutti, diciamo, quelli che nel sud hanno un problema veramente esponenziale rispetto all'accesso alla rete. Quindi, sulla 85, sì. L'idea di Cesare, consigliere Mattariano, sì, ti è tutta condizionata a questo aspetto, no? Quindi, per essere operativi in questo momento e concreti rispetto ad un'idea solidale che è una bellissima idea e che potrebbe comunque, tra l'altro non parliamo di materiale costoso, parliamo di materiale che può essere veramente alla portata di tanti che vogliono fare un'azione di solidarietà concreta, che parla anche, diciamo, un linguaggio solidale, di fratellanza, di soccorso. Sì, certo. Poi io sulla distribuzione non avrei grossi problemi, penso che la protezione civile si è potenziata al meglio, perché in questo momento abbiamo tantissimo personale in smart working. Io oso dire, forse di tutto questo personale una buona percentuale potrebbe essere distaccata anche in protezione civile e fare qualche cosa di più. Non c'è dubbio, il problema è appunto come accompagnare questi processi. Noi abbiamo del personale, non quello che ha scritto erroneamente Domenica Repubblica, perché quelli fanno smart working e tutte le insegnanti, cioè, hanno confuso, come voi avrete tutte ben capito, come consiglieri comunali di questa commissione, hanno erroneamente letto i 370 che sono coloro che fanno assistenza igienico-sanitaria. No, è stato diciamo, per gli addetti ai lavori era chiaro quale fosse il personale, assolutamente. Per tutti gli altri no, ed è stato un danno, perché non vi dico l'inferno di educatrici e insegnanti che leggono Repubblica e si sono sentite additate come personale, diciamo, che non produce niente, che magari, insomma, non cura la relazione con le famiglie e con i
Comunque. Tra l'altro, i gruppi consiliari sono stati investiti per cedere una persona per ogni gruppo, in questo momento da utilizzare per le attività sociali, ma voglio dire, ci sono altre categorie di dipendenti che potrebbero essere utilizzati per rimpinguare l'organico della protezione civile. Allora, colleghi, siccome sono già le 10 superate, c'era una battuta dell'Alomonaco che credo volesse essere aggiornata su quel passaggio che poi avevamo rimandato a fine commissione. Viviana, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo soltanto a conclusione di questo discorso, assessore, stavo pensando che anche se non a rigore non parliamo. Secondo una definizione rigorosa, diciamo, di beni di prima necessità, però probabilmente potrebbe essere utile forse un chiarimento anche a livello ministeriale sul discorso appunto dell'eventuale acquisto comunque di materiale di cancelleria e anche penso al conto corrente che il Comune ha aperto, no, per le donazioni. Che può destinare al momento solo all'acquisto di diciamo solidarietà alimentare, generi di prima necessità e sostanzialmente alimenti, se magari con un dialogo appunto a livello ministeriale si poteva ampliare la gamma eventualmente, perché l'intervento è sempre solidale, perché il conto corrente viene chiaramente arricchito dalle donazioni dei cittadini. Al contempo però il Comune, se ci fosse forse questa maggiore apertura, potrebbe utilizzare anche questo conto corrente, i fondi insomma confluiti in questo conto corrente per anche l'acquisto di altri beni tipo questi, no? Dico, si potrebbe ragionare anche sotto questo aspetto per agevolare, sempre per velocizzare il tutto, dato che già il conto corrente è stato acceso, dato che da un punto di vista strettamente alimentare forse al momento vengono rimpinguati insomma i fondi e ci dovrebbero essere, non so. Ma la proposta di poter diciamo utilizzare i fondi che in questo momento poi vengono canalizzati alla protezione civile, ma non è che mi trova contraria, è un'altra cosa. Mm-hmm. Si deve fare una gara, si devono comprare, cioè torniamo su quel meccanismo, consigliera, che non è un meccanismo, diciamo, fluido. Fluido. Ritorniamo, e peraltro anche dal punto, siccome noi ci piace sempre, ci siamo misurati, penso, in questi anni, tutti insieme, sul versante, io penso molto importante, della pedagogia civica, a cui io sono molto legata. Se noi mettiamo in moto un processo in cui si attiva una sorta di rete solidaristica che è fatta del gesto di chi esce per la spesa e compra il libro per il bambino, dei colori, perché ne ha la possibilità, io penso che in quel gesto, no, che è aggiuntivo alle 30, alle 40, alle 50 euro che ha versato nel momento, diciamo, più acuto della sofferenza cittadina sul conto corrente del comune. Sì, sì, sì. Non so se sono stata chiara. È chiarissima come. E poi è un'idea tutta meridionale, tutta nostra, questa cosa della sospensione, no? Cioè fa parte di quel gesto accudente, ecco, se mi passate il termine, non solo gentile, cortese, ma accudente. Io mi prendo cura di. Vado all'edicola, che è una cartolibreria, compro, diciamo, i settimanali per restare a casa e nel frattempo faccio una cosa per gli altri. No, non la disdegnerei l'azione educativa in questo momento, ecco, per tutti quanti, soprattutto per gli Il messaggio è assolutamente chiaro, è condiviso, da me condiviso, è di grande valore, dico, ragione per cui alcuni di noi hanno preferito, come medico ad esempio, cioè magari andare al supermercato e aderire a queste campagne dove gli stessi supermercati hanno detto prendete la busta di latte in più e mettetela nel carrello, proprio per il gesto che ti fa sentire più partecipe, piuttosto che magari fare la donazione
sul conto corrente, però ripeto, magari utilizzare non l'uno o l'altro, ma magari entrambi i canali, era un modo per qualora potesse, diciamo, può aiutare ad arrivare a qualcuno in più, ecco, dato che l'amministrazione locale può avere anche... Io penso che ci potremmo trovare in questa condizione, diciamo, fra qualche settimana, quando si stimerà una raccolta, diciamo, un primo bilancio della raccolta che passa attraverso questo conto corrente, se dotare di un kit che è relativo appunto all'inizio della scuola, e quindi spendere una somma in questa direzione, è già una delle cose che sono state ipotizzate anche nella discussione della giunta tecnica, solo che in questo momento, come immaginerete, tutta la priorità sul genere di università è passata attraverso, diciamo, una lettura abbastanza restrittiva, perché avevamo che, diciamo, da tamponare l'inizio dell'emergenza. Quindi, ma tra l'altro l'amministrazione comunale è legata comunque al decreto, cioè l'apertura di questo conto corrente è legato alle direttive ministeriali, non è che il comune si è, diciamo, autonomamente organizzato e può scegliere come spendere questi soldi. Quindi io dicevo, anticipiamo l'emergenza e iniziamo a ragionare, a chiedere anche a livello ministeriale un'interpretazione un po' più ampia comunque, perché l'equivoco che appunto il materiale didattico non sia un bene di prima necessità, ecco, lo può essere, perché l'aspetto appunto culturale didattico lo può essere nell'ambito appunto di una povertà educativa o di un disagio che abbiamo, e del fatto che la scuola, come è stato ricordato appunto anche dai colleghi, non ricomincerà a breve nella modalità tradizionale. Quindi lì no, dico, possiamo riprendere l'argomento, chiarissimo, io ho necessità di attaccarmi all'altra conversazione. Allora, ci aggiorniamo, Giovanna, più tardi mi fai sapere se ci vediamo domani o dopodomani per un altro aggiornamento, grazie. Va bene, a più tardi, grazie. Arrivederci. Ciao. A tutti, grazie per questa utilissima discussione. Buona giornata. E tutti auguri per il papà di Valentina, arrivederci. Grazie, ciao. Grazie, a dopo. Allora, chiederei a Giovanni se ha avuto la bozza, Marilena gliene è mandata a Giovanni, se la puoi condividere, del verbale. No, ancora non è arrivata, Mari. Non ti sento, sì. Mari, hai il microfono staccato. Francesco, poi con l'assessore lo riprendiamo la prossima volta, l'altro discorso. Sì, anche l'altro è inutile a quest'ora che abbiamo... la sessione formativa. No, ho capito che ci vediamo domani e dopodomani di nuovo con l'assessore, quindi... Sì, no, dico anche per quell'altro aspetto che chiedevo prima. Giovi, l'ho inviato alla quinta commissione, non a te. Sì. Ora è arrivato, un attimo che lo scarico. Che ho la connessione. Va bene. Ok. Allora, se vai a presenta ora. Sì, un attimo. Da quando fai presenta ora si vede il tuo schermo. Sì. Devi cliccarci sopra e fare condividi. Perfetto. Allora, eccomi qua. Presenta ora il tuo schermo intero? Sì. Ok. Lo vedete? Devi purtroppo vediamo sopra. Te. Devi cliccarci sopra e sì. Poi ti dovrebbe comparire condividi da poter cliccare. Il problema è che appena metto condividi io vedo te, non vedo il verbale. Allora, metti presenta ora, ti dovrebbe comparire un'icona del tuo schermo. Cliccaci sopra in questa piccola icona. Sì. E ora a clicca e condividi. No, non mi fa cliccare, cioè annulla e condividi. Posso solamente cliccare, annulla, il condividi non me lo fa cliccare. Presenti il tuo schermo intero. Sì. Se clicchi dentro, no condividi, dentro lo schermo, questa slide dello schermo, ti si riquadra.
ok, sto facendo una prova, ora mi ha dato il condividi. Esatto. Ora... Scusate, okay. Mi collego, provo a collegarmi con quell'altro meeting per avere spiegato. Cosa vedi? Ciao. Perfetto. Ciao, sì, si vede. Si vede il tuo schermo adesso. Ma io devo mettere l'uscita dalla commissione a Valentina Chinnici. Ora lo allora. Mettiamo. Ora lo mettiamo. Ora lo mettiamo. Ok. Allora, l'anno 2020, il giorno 14 del mese di aprile, la quinta commissione è stata convocata dal Presidente. Vabbè, omettiamo tutto questo discorso che sappiamo è sempre l'inizio delle nuove modalità. Alle ore 9:12 il Presidente, assistito alla segretaria Manducci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Il Presidente, in attesa di collegamento con l'assessore Marano, previsto in data odierna, al fine di poter discutere per la dotazione di materiale didattico alle famiglie con problemi economici, inoltre risentendo l'assessore alla cultura, per uno studio del regolamento attività culturali. L'assessore Petralli è disponibile ad incontrare la commissione domani e dopodomani alla luce che dovrebbe esserci la convocazione di consiglio. Il Presidente del parere di organizzare attività per la settimana. Se scendi giù... Un attimo che è tipo semibloccato. Non... Ok. Giù. Ok. Consigliere Mattariano chiede se è possibile avere un incontro all'assessore D'Agostini in ordine all'avviso dei beni confiscati, inoltre riguardo alla questione attinente alla scuola Salgari e l'efficientamento energetico. Il consigliere Chinnici interviene per porre in discussione, si facesse promotrice, un discorso più ampio del reperimento degli immobili adibiti a scuola al fine di evitare i doppi turni non appena a settembre riapriranno le scuole. Si prevede infatti che non si potranno essere la normalità per tutto il 2020. Ipotizza che molte attività potrebbero essere fatte alle attività didattiche all'aperto sfruttando i cortili delle scuole. Ipotizza un tavolo tecnico. Mettiamolo subito io che sono in videoconferenza. Anche dal punto di vista di disponibilità. In commissione prosegue la discussione dell'argomento. 9:25 entra la scuola Marano. Allora, Monaco porta in discussione la questione del disagio che stanno vivendo le scuole paritarie. Il Presidente, prima di avviare il confronto, informa l'assessore che porta la discussione su quanto è oggetto oggi in attenzione, mettere in atto iniziative che possono essere utili rispetto a quanto si prefigge l'amministrazione. L'assessore, entrando nell'immediato sul tema, ponendo delle domande rispetto a come mettere in moto un sistema di solitaria nel libro sospeso che vada nella materia didattica e ai libri. Il punto che rimane ancora da pianificare è rispetto a come fa reperire il materiale raccolto. Scendi tutto. Il Presidente, prima di avviare il confronto, informa che l'assessore che porta la discussione su quanto è oggetto oggi in attenzione. Mette in attenzione, d'accordo. Il Presidente ritiene che potrebbe essere utile coinvolgere i dirigenti scolastici che potrebbero fare da filtro per la selezione degli alunni. L'assessore mi ha sentito il riguardo, precisando che stanno lavorando nel monitoraggio degli adeguanti didattici non si siano messi in atto. Si discute sulle ipotetiche modalità da adottare per il reperimento e distribuzione del materiale. Il Chinnici informa che ci sono associazioni che fanno raccolta fondi, tiene a sottolineare che ci sono ragazzini che sono rimasti fuori dalla didattica per una serie di problematiche, gli insegnanti hanno preparato delle schede didattiche che potrebbero essere fatte recapitare agli alunni segnalati anche attraverso gli autisti comunali. Si discute sulla questione. L'assessore terrebbe le due iniziative separate, invita la commissione a identificare un nome appropriato particolarmente evocativo di questa raccolta. Inoltre, con la collaborazione dell'assessore Pian Piano, identificare le cartolerie che intendono partecipare all'iniziativa, inoltre propone ai dirigenti il compito di individuare gli studenti a cui destinare il materiale. L'assessore è fiducioso rispetto ai tempi, ipotizza poter fare la distribuzione alla fine del mese di aprile. Rispetto all'altra problematica, altra della distribuzione delle schede didattiche degli insegnanti, gli studenti si confronterà con i dirigenti e l'assessore in considerazione la dispersione scolastica. Rispetto all'individuazione del metodo, invita la commissione a proporre degli iter adeguati, considerati che l'assessore giovedì avrà un incontro con gli osservatori. Rispetto a questo appuntamento a cui fa riferimento viene stabilito di fare un aggiornamento per discutere preventivamente. Il consiglio di mattina chiede iniziative appoggiate sulla solidità, è previsto un impegno da parte dell'amministrazione e allora chiede se in questo caso si potrebbe pensare a utilizzare i fondi del 8.5. L'assessore precisa che è necessario prima fare chiarezza dell'utilizzo dei fondi, intanto si inizierebbe come iniziativa di solidità. Ecco perché libro sospeso. La consigliera Lo Monaco, questo è importante, la consigliera Lo Monaco chiede se vi sia un'interlocuzione in atto con il Ministero al fine di far rientrare tra beni di prima necessità l'acquisto di questo materiale didattico. Per ora la mettiamo così, poi lo riprendiamo nei prossimi giorni, va bene Viviana? Però questo passaggio lo dobbiamo mettere. Quindi passiamo a questa frase. Dopodiché, dopo questa frase, metti che esce alle 10:14, facciamo alle 10:10, la collega Chinnici, e se voi siete d'accordo lo pongo in votazione con queste modifiche. Alle ore 10:16 viene chiusa la seduta.
Bertolino favorevole. Mattariano favorevole. Lo Monaco favorevole. Allora, alle ore 10:16 viene chiusa la seduta. Prego Tripi a rivedere la registrazione e aggiungere questa frase. Ok. Buongiorno a tutti, la seduta è chiusa e stacco la registrazione. Ciao.